Bella ragazzi, sono Darkest Beppe, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo qui su Need for Speed e siamo qui con una prova di derapate, perché molto probabilmente sarà una specie di canyon che dovrò affrontare più avanti. Avevo intenzione di farne due o tre di gare insieme a voi, proprio tagliando il pezzo in cui vado per il tracciato, guardate qua che derapata. C'è da dire che comunque in questo gioco qua, cioè, penso che in nessun altro Need for Speed le derapate si facevano così bene. Forse in Underground 2, ma proprio forse. Guardate. Cioè, se ci avesse una macchina più potente, soprattutto con la trazione posteriore, sarebbe molto, ma molto meglio. Però guardate, la trazione davanti, la mia Honda Civic. Sì, lo so, non è che sono... Lo so che non sono un fottuto giapponese con il joystick, però... Guardatelo però, a filo del muro. Piano piano si prende la mano, piano piano... Vabbè, comunque abbiamo già superato i 15.000 punti di obiettivi. Siamo a 17.464, attenzione, mega derapata! Andiamo un po', 22.000, quasi 23. Beh, manca quasi un... Beh, manca un chilometro e mezzo alla fine. Comunque... Bastarda! Se volete saperlo, questa qui credo che sia la gnocca. La gnocca che vi dicevo nello scorso video, che non so se tutti l'avete visto, però se volete andatevela a vedere, era all'inizio di Need for Speed. E questa qui è la gnocca che secondo me assomiglia parecchio a Charlotte. Però non vorrei dire una cazzata, che magari poi è l'altra ragazza, non lo so. Vabbè, 17° checkpoint, abbiamo praticamente passato questa prova. E molto probabilmente ce ne sarà un'altra, però non vi faccio vedere il tracciato perché sennò il video dura un'eternità. Ok, derapa come fa? 4.000, nuovo record, primi passi, perfetto. Allora, vediamo un po', io direi che possiamo... vediamo magari se mi chiamo qualcuno. Livello 10. Vediamo. Magari mi chiama qualcuno. Ah no, strano. La madonna, quanta roba. Dopo allora andremo in garage insieme, molto probabilmente. Ah, eccola qua. Ah sì, era lei. Ok, hai la mia attenzione. Cambio un po'. Vabbè, ci vediamo nel prossimo tracciato, raga. Ci vediamo dopo, forse. Ok, ciao. Ok, eccoci qui. Siamo in un secondo tracciato, sempre prova di derapate. Non so perché non ci sono le gare effettive, però. E questa qua è un'altra prova. Prova in derapata, dobbiamo fare più di 35.000 punti. Vediamo se riusciamo a farla bene questa curva. Oplai, 5.000, quasi 6.000. Insomma, non potete chiamarmi. Non potete chiamarmi mentre faccio le gare, cazzo. Vediamo un po', vediamo come le impostiamo questa seconda, terza curva, mamma mia. Mamma mia. Vediamo un po' se riusciamo a farla altrettanto bene. No, è troppo bello derapare su sto gioco, veramente. Fatto da Dio. Da Dio, perché se non so se l'avete notato, o magari è un bug, non lo so. No, gli sbirri, no. Vabbè, se li semiamo in derapate, guardate. Siamo dei fottuti pro. Comunque, vi stavo dicendo, se avete notato, quando faccio, diciamo, delle discrete derapate, ecco. Tipo questa, no? Tipo questa. Non so se vedete, le gomme davanti vanno in controsterzo automaticamente. Aspetta, vediamo un po'. Vedete, io io schiaccio soltanto il freno a mano, ma in derapate le ruote davanti sterzano nel verso opposto, ecco. Non so come mai, fa tutto da solo, a parte che ho impostato sta macchina tutta come in derapata. Non so se l'avete, ma molto probabilmente quelli che lo hanno... Vabbè, magari lo spiego per quelli che non lo hanno. C'è lo stile di guida, aderenza e derapata, no? Se fai tutto a destra c'è più aderenza, se fai tutto a sinistra c'è più derapata. Io ovviamente l'ho fatto praticamente tutto sulla sinistra, che è in derapata. Non vorrei mai... Guardate che derapate che mi faccio! E in compenso sto ho seminato anche gli sbirri. No, se non prendevo il muro era perfetta sta curva. 27, perfetto. E anche questo siamo riusciti a concluderlo. 59.000 punti, quasi 600, quasi 600, quasi 60.000.
Vediamo, vediamo se ce n'è un'altra. Ma magari adesso opterei per andare nel garage e elaborarmi nel motore la macchina, forse anche nell'estetica, vediamo se c'è qualche pezzo, ma dubito che sia arrivato qualche pezzo. Vabbè, allora ci vediamo nel garage. Ok, eccoci qui. Siamo nel garage. Siamo arrivati, ho fatto un viaggettino. Allora, vediamo un po' se è arrivato qualche nuovo pezzo di moto del motore. E se è arrivato, lo mettiamo, lo applichiamo subito perché abbiamo abbastanza cash. Andiamo un po' Honda Civic, dai. Si è buggato. Vabbè, comunque abbiamo 33.000. Non si può fare ancora niente, non riesco a capire il motivo, tutto bloccato. Beh, sì, a parte che sono di livello basso, per modificare tutta la macchina molto probabilmente ci vuole un livello più alto, no? Allora, intanto il filtro d'aria, iniziamo a cambiarlo. Poi, vediamo un po', sistema di raffreddamento non possiamo. Vediamo un po', collettore neanche. Sistema di alimentazione, proviamo a metterlo. Induzione forzata. Vabbè, mettiamo. Non si sa mai. Vediamo un po' se c'è un altro pezzo. 41. Questo possiamo metterlo, no? Questo neanche. Blocco motore. Sì, il blocco motore lo mettiamo. Albero a canne. Perfetto. Mettiamo anche questo. La testata c'era lucida, mi sembra. Infatti. Testata lucida. E boom. Perfetto. Io direi che basta così. Perché tanto non possiamo mettere nient'altro. Cioè, a me piacerebbe fare l'estetica con voi. Però non, purtroppo ancora non si può. E ci becchiamo in un'altra gara di derapate. Perfetto, termina 3-3. Ok, perfetto. Un'altra, questa qua dovrebbe essere una gara, se non sbaglio. Perfetto, questa qua è una gara ufficiale. Tentiamo di dargli merda a sti stronzi. Ce ne sono la bellezza di quanti? Altri 6, credo, dietro, non lo so. Dai, 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 dai. Oh no, madonna. No, no, mi ha fatto sbagliare la derapata. Sei perso per colpa di sto gran figlio di puttana. Quanto mi incazzo. Perché non mi va di rifare le gare. Cioè, voglio che finiscono come finiscono. Guarda qua, guarda qua. Guarda qua che derapata che ti faccio, brutto stronzo. La faccia tua che mi hai tamponato. Siamo primi a 23.000 punti. Ok, la difficoltà credo che sia facile o media. Perché in base a che saliamo di livello, le gare ovviamente cambiano di difficoltà. Mi sembra scontato. Ah, vediamo un po'. No, no. Però riusciamo pure a fare una bella derapata. Anche se siamo andati contro il muro, siamo riusciti a fare una bella derapata. Vediamo un po' se in questo stornante riusciamo a farne un altrettanto. Va bene, dai. Va bene, la voglia. 37.000. Vediamo. Riusciamo ad accennarla. Ma porca troia! Tamponatemi, tanto sapete fare solo questo. Guarda lo stronzo di prima. Beccati sta derapata in culo, stronzo. Che bello quando senti il limitatore. Boh. Ciao. No, oh, la Madonna. Dai, che mancano ancora qualche checkpoint. Con questo titolo penso di intitolarlo un tipo Need for Speed alla Tokyo Drift, una cosa del genere, perché alla fine. Mamma mia! No! No! Ne potevo fare tre! Cazzo, avevo impostato una curva della Madonna! 13 su 20, perfetto. Magari riusciamo ad arrivare pure a 100.000 punti, eh. Vediamo un po', mamma mia! Cioè, io non so se è un bene o un male farle così piano, perché secondo me guadagni di meno. Però, d'altronde, le curve sono queste! Mamma mia, beccatela! Beccatela sta curva, beccatela! Mi mancano pochi tornanti, anzi manca uno praticamente. Beccatelo. No, l'ho fatto male, cazzo. Ma vedete che le gomme vanno in controsterzo da sole, perché io non schiaccio niente. Sì, ogni tanto sì, lo schiaccio però. Vediamo un po', questa devo farla bene. Potevo far di meglio. Potevo far parecchio meglio. Boh, raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Vediamo un po' se l'ultima curva riusciamo a farla bene. Sì, a voglia, concludiamo in bellezza addirittura. Io
niente raga, io spero che questo video di derapate vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto appunto. Lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al mio canale se vi va, se volete un altro video di Need for Speed basta scriverlo nei commenti perché a me piace un casino sto gioco. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al mio canale se vi va e soprattutto passate alla mia pagina Facebook che è sempre in descrizione. E niente, da Beppe è tutto, bella!